take up and down like this no more, babe. Buonasera, bentornati su Calcio Spettacolo. Riparte il campionato di Serie C, di pari passo anche la nostra trasmissione di approfondimento sulla Roburziena. Sbaltite quindi le vacanze, la sosta invernale, siamo tornati a farvi compagnia come ogni martedì. Ne approfittiamo per augurarvi, anche se con ritardo, il buon anno a tutti voi che calorosamente ci seguite ogni martedì, ma con costanza sul nostro canale, il 90 del digitale terrestre. Bentornati questa sera, naturalmente, in vista di Roburziena, anzi di Arzachena Roburziena. Ci soffermeremo sul match di sabato alle 14.30, il primo di un trittico impegnativo per la squadra di Mignani, che se la vedrà anche con Piacenza nel recupero e con il Gavorrano. Anche tanto calciomercato, insomma molti argomenti per ricalarci appieno in questo campionato di Serie C e nel mondo Robur. Gli ospiti di questa sera li ringrazio, bentornato a Roberto Benincasa. A voi tutti, grazie. Immancabile, come in ogni nostra puntata. Danilo Bulevardi, centrocampista della Roburziena. Buonasera. Un piacere, Danilo, averti in nostra compagnia. Ringrazio l'ufficio stampa della società Roburziena con Tommaso Salomoni per la cortese concessione di Bulevardi, e poi Roberto Bozzi, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti. Purtroppo la brutta notizia è che questa sera la nostra Lucrezia Polidori è a letto con l'influenza, quindi differenziato per lei, tornerà la prossima settimana a farci compagnia. Naturalmente rimangono attivi i nostri canali, il 339 15 20 060 per sms e messaggi WhatsApp, li vedete in sovrimpressione per chi ci sta ascoltando, seguendo su Siena TV, e la pagina Facebook Radio Siena TV, quindi avete la possibilità di interagire con la nostra trasmissione. Roberto, facciamo un passo indietro. Che Robur ci ha consegnato questa chiusura del 2017, un Siena che ha steccato a Cuneo, troppo brutto per essere vero, poi si è riscattata con l'interesse a Lucca, e poi un Siena conservatore e pragmatico ha pareggiato in casa con il Pisa. La Robur ci ha consegnato una squadra tosta, una squadra determinata, un orgoglio per la città in questo momento fondamentale, e devo dire che tutte quelle che erano le aspettative sono state superate abbondantemente. L'impegno dei singoli è stato importante e notevole, così come l'applicazione a tutto quello che era l'applicazione della tattica, il mister ha cercato di inserire nel discorso, è stato seguito attentamente. Adesso si apre una nuova parentesi, perché queste interruzioni non lasciano mai le cose come sono state abbandonate prima dell'interruzione. Si aspetta qualche cosa di diverso, però ancora non si sa che cosa. Il mercato avanza, qualche squadra si è rinforzata, altre meno, però comunque è un punto interrogativo che dovrà decidere su altri tipi di valori che in questo momento l'anno 2017 ci ha consegnato. Roberto, che forse ha steccato proprio in questa unica partita, quella sì, di cui non l'unica gara dove c'è, è motivo, stato troppo brutto per essere vero. Poi il resto delle sfide, mi sembra che la Robur abbia sempre fatto la propria parte anche nelle sconfitte. Sì, comunque è quanto mai assurdo che si debba recuperare due partite, fare tre partite in una settimana e poi avere un'interruzione di 20 giorni di un campionato. Non pensavo mai che una organizzazione, federazione, potesse cadere così in basso nella scelta dei tempi, dei recuperi, eccetera, eccetera. È una categoria molto, molto difficile, molto complessa, e a volte non si capisce nemmeno come debba essere gestita. Danilo, qual è stato il segreto di questi 37 punti in 19 partite? Ricordiamo, la Robur ha ancora una gara in meno, 1,95 di media a gara. Ve l'aspettavate? Immagino di no. Ma inizialmente non ce l'aspettavamo, non eravamo partiti per vincere il campionato, magari stare in questa posizione, però l'unico segreto è che la squadra comunque ha delle potenzialità tecniche e tattiche che magari vanno oltre, diciamo, per quello che stiamo dimostrando, oltre la media, però comunque l'unica cosa che ci distingue magari che abbiamo tanto carattere e tanta determinazione. In questi mesi abbiamo avuto questo. La sensazione, almeno dall'esterno, è che si sia formato un gruppo particolarmente coeso. Sì, vabbè, il gruppo è unito, stiamo tutti bene insieme. Io devo dire che quest'anno veramente ho trovato delle persone
eccezionali, cioè, non mi capitava anche negli anni passati, magari, e quest'anno veramente tra di noi c'è veramente quel feeling, magari quella... Sì, si è creata un'alchimia che poi si ripercuote anche sul terreno di gioco, sì. Dagli spogliatoi al campo. Ti volevo chiedere, a livello personale, 18 gare, una rete, oltre alle due partite in Coppa Italia di Serie C, oltre 1000 minuti in campo, qui vediamo proprio il tuo gol contro l'Arzachena. Insomma, dal punto di vista personale è un'annata soddisfacente fino a questo momento? Diciamo, io comunque sono contento magari di quello che sto facendo, però... io sono un tipo molto ambizioso, voglio sempre dare il massimo e cerco sempre di dare il massimo. Ce lo commenti questo gol? Non manco io lo so com'è che ho fatto questo gol. No, è una rete di grande tecnica, qualità e anche intuito. In quel momento non ci ho pensato, pensavo solamente a coordinarmi bene e calciare in porta. Poi fortunatamente la palla è entrata e esultanza male però. Roberto Bozzi, facendo un altro passo indietro, per il Siena è stato un 2017 a due facce, cioè il disastroso girone di ritorno della passata stagione con mister Scazzola, una salvezza raggiunta aritmeticamente soltanto all'ultimo turno, e invece il campionato sontuoso che il nuovo Siena di Mignani sta disputando e l'entusiasmo è riferito. Beh sì, insomma, l'ultimo periodo, andare allo stadio l'anno scorso è stata veramente dura. Io devo dire sinceramente qualche partita l'ho anche saltata, perché se uno deve andare allo stadio va per divertirsi e non per arrabbiarsi. C'era una squadra ovviamente che non aveva trovato l'amalgama, non ha mai avuto una identità, e rispetto a questa ovviamente è completamente diversa. Rispetto alle ultime tre partite di cui se ne è parlato ora, mi sembra che siano state un po' anche queste tre partite un riassunto di com'è il Siena, perché comunque abbiamo avuto, e bisogna dirlo, non solo alti ma anche alcuni bassi. E infatti la partita con il Cuneo è stato uno dei momenti piuttosto bassi, non so se, come diceva Roberto, era dovuto allo stress da troppi giorni, il periodo troppo breve di tra una partita e un'altra. Però insomma, ogni tanto abbiamo visto il Siena che mollava, in particolar modo quando andiamo sotto, anche se non è vero, perché a Lucca siamo andati sotto eppure abbiamo fatto dopo il poker. Per cui Lucca, dove c'è l'entusiasmo, dove effettivamente ci siamo divertiti, anche se non era Lucca, l'ho vista in televisione, e poi ogni tanto il Pisa, la partita un po' addormentata dello 0-0, e anche questa si è vista. Ecco, queste tre partite sono abbastanza significative del Siena quest'anno, che ovviamente è positivo, ma comunque ha ancora sicuramente da migliorare. Stiamo rivedendo tra l'altro in sovrimpressione tutte le reti della Robur dell'attuale stagione. Colgo l'assist di Roberto. Danilo, a Cuneo cos'è successo? Abbiamo visto che è un campionato difficile, quindi magari se non entri concentrato, non stai al 100% con l'attenzione, con la determinazione e tutto, magari può succedere questo. Fortunatamente si è visto che magari è stato solamente un episodio, magari una mancanza di attenzione e tutto, e ci ha portato alla sconfitta, ma comunque questa sconfitta ci ha fatto capire tante cose, che magari non si sottovalutano determinate squadre e devi stare sempre sul pezzo per affrontarle. Poi a Lucca è arrivata anche la risposta di carattere, comunque a distanza di pochi giorni. Ma a Lucca abbiamo dimostrato carattere e grande voglia di magari far ricredere ai tifosi che quello là è stato solamente una caduta così. Invece però, Danilo, sulla partita con il Pisa, molto tattica, una gara quasi a scacchi, il punto vi ha soddisfatto? Ma per come si è messa la partita ci ha soddisfatto, però
è stata una partita molto combattuta, loro comunque ci aspettavano tanto. E se avessimo messo magari il pallone dentro con Andrea, magari sarebbe cambiato un po'. Sì, ricordavi il palo di Sbraga, quello è stato un episodio determinante e sfortunato. Un altro episodio che forse non ha sorriso al Siena, Danilo, è l'errore sottoporta del tuo amico e compagno di squadra Emmaus contro il Livorno. Secondo te, se quella palla fosse entrata in rete, oggi sarebbe in un'altra posizione la Robur? Ma ci dava magari un altro tipo di atteggiamento a fronte alle partite, magari con tanto morale, di tanta fiducia. Però vabbè, sono situazioni che capitano, Michele è un ragazzo che magari che è pronto subito magari a riscattarsi e tutto, quindi è successo che ha sbagliato, la prossima volta spero che magari ci porta altri certo, tre punti. Ma certo, sottoporta naturalmente li sbagliano anche i Higuain, Ronaldo, Messi, non, assolutamente non è una colpa, però purtroppo un episodio che non ha sorriso alla Robur e la stagione lì avrebbe potuto chissà magari prendere una piega diversa. Roberto, te che di calcio ne hai masticato, ne mastichi tuttora. Sì, diciamo che la partita, l'interpretazione del campionato va sulla partita del Livorno, perché io sono convinto, e qui magari Bolevate ci darà un suo contributo, che la partita con il Livorno è stata affrontata per dimostrare noi del Siena, noi giocatori del Siena, che non eravamo inferiori a quelli del Livorno, ed è stata una partita lottata, e a un certo punto abbiamo creduto talmente di farcela nostra che abbiamo perso di vista la possibilità di mantenere con un pareggio una distanza equanime che mi potesse servire anche a gestire poi il proseguo del campionato. Abbiamo cercato di vincerla quando magari bastava gestirla, ma questo perché non avevamo, secondo me, ancora l'idea di lottare per una posizione di vertice, avevamo soltanto l'idea di dimostrare che il Livorno non era superiore a noi, e ci ha punito per quelle sono le doti delle squadre opportunistiche con giocatori di esperienza e di livello, quindi anche questa è stata una lezione amara. Se fossimo stati vincenti nella partita di Livorno, probabilmente con il Pisa avremmo visto un'altra partita. Danilo, sei d'accordo con Roberto? Sono d'accordo, ma come si è visto noi siamo una squadra molto propositiva. E quindi fino all'ultimo magari crediamo sempre di fare il risultato, magari di portare la vittoria a casa, e come è successo contro l'Arzachena, come è successo contro proprio Cenza con Livorno, e purtroppo è andato l'episodio, ci ha condannati, e quindi magari se Michele avesse messo il pallone dentro stavamo a parlare di tutt'altra cosa. Però data così, noi abbiamo dimostrato che comunque siamo all'altezza di poter fare un campionato è importante, quindi noi ci crediamo fino all'ultimo e vediamo cosa esce fuori. In effetti, Roberto Bozzi, il Siena è stato a lungo in vetta alla classifica, poi quelle tre sconfitte interne consecutive hanno frenato la corsa bianconera contro Monza, Livorno e Pontedera. Cosa si è inceppato secondo te in quelle tre partite? Non lo so, effettivamente quello è stato un periodo completamente negativo, appunto molto simile alla partita di Cuneo. Bisognerebbe capire anche nello spogliatoio se non c'era in quel momento la convinzione che invece poi piano piano giocando e probabilmente la squadra crescendo e conoscendosi, lavorando anche fisicamente, perché secondo me ci sono stati anche un po' di limiti non solo tecnico-tattici, ma in quel periodo secondo me anche fisici, e eravamo molto, molto lenti, però devo dire che poi ci siamo ripresi ampiamente, e il fatto di aver perso con Livorno ci sta 12 punti avanti a noi, mi sembra che chiaramente sta andando, non lasci appello ad altre considerazioni. No, sta andando avanti con molta determinazione. Danilo, quanto ha pesato il duplice rinvio di Cuneo e di Piacenza? Siete stati praticamente un mese senza giocare. Ma comunque ci siamo tenuti sempre in forma, allenandoci sempre bene. Non dico che ha pesato, però un mese senza giocare, non vivere magari quella sensazione della partita e tutto, è un po' una cosa che è strana. Leggo un messaggio che ci arriva da Duccio: Pisa, Viterbese, Piacenza, tutte si stanno muovendo.
noi, per non alterare gli equilibri, siamo immobili, forse ci resteremo, gli equilibri negli spogliatoi, questo è il riferimento di Duccio, forse ci resteremo, forza Robur, ringraziamo Duccio per averci scritto, un altro messaggio, poi lascio rispondere anche a Roberto Benincasa, tra l'altro un ascoltatore condivide il tuo pensiero Roberto sulla partita con il Livorno, la colpa è di chi ha caricato troppo la partita, chiunque l'abbia fatto, è stato un errore perché il campionato non finiva quel giorno e non c'era da dimostrare niente a nessuno, tantomeno ai tifosi, non si va avanti a spot. Messaggio di un nostro ascoltatore che non si è firmato sul mercato, poi naturalmente apriremo un'ampia pagina. La domanda che ci pone il nostro ascoltatore Duccio, Roberto, è: il Siena non ha bisogno di alcuna pedina per non alterare delle chimiche all'interno dello spogliatoio che si sono formate, oppure bisogna intervenire? Non è facile intervenire nel mercato di riparazione, diciamo. Quello che manca o che è mancato fino adesso l'abbiamo visto, magari un pizzico di determinazione in più negli avanti avrebbe aiutato a vincere partite in un modo anche più sereno, però ecco, diciamo, un finalizzatore in più farebbe indubbiamente comodo, ma tutti lo cercano. E comunque sia deve... L'attaccante sì, lo cercano tutti in tutte le sessioni di mercato, e comunque trovare un elemento, una punta che si confà a questo gioco in una struttura di squadra così ben delineata, oserei dire quasi rigidamente delineata, non è così semplice, perché bisogna che sia una persona, a mio avviso, veloce, una persona che abbia sotto porta un certo acume e soprattutto che parli una lingua importante, oserei dire quasi di categoria superiore, per poter dialogare a pari livello con il duo Marotta-Guberti. Non è così semplice trovare un elemento così, e penso che se dovessero trovarlo come hanno trovato il Guberti nella sezione estiva, lo troveranno senz'altro all'ultimo tuffo. Il parere che ci si augura tutti di Roberto Bozzi sul calciomercato: la Robur necessita di un rinforzo, se non dovesse intervenire la squadra sarebbe comunque in grado di poter affrontare al meglio il girone di ritorno? Ma diciamo, l'ossatura ovviamente c'è, si tratta di rinforzarla e mi sembra piuttosto evidente che il rinforzo dovrebbe essere un attaccante, non so se veloce, di area, ma insomma uno che effettivamente ha un po' di piedi buoni e poi la mette dentro, e facendo anche un po' di sponda con Marotta e Guberti, e poi sono, diciamo, due anime determinanti di questa squadra. Non so quanto questo sarà facile, perché come si è detto, in ogni fase del mercato, sia estivo sia invernale, diciamo, gli attaccanti sono sempre comunque merce rara, si va sempre a cercare un attaccante, è molto costosa, per cui ci sono, certo, però insomma, probabilmente qualcuno che è in Serie B e che non gioca tantissimo, in teoria, vedendo che il Siena è secondo, potrebbe anche accettare o comunque rendersi disponibile. Danilo, naturalmente non ti chiedo nello specifico di calciomercato, però questo è un periodo molto particolare per voi calciatori, la finestra invernale di riparazione. Comunque tu vanti praticamente 90 partite in Serie C, nonostante la giovane età, sei un classe 95, hai respirato, hai vissuto vari spogliatoi. Ecco, che atmosfera si respira in questa fase dell'anno? Ma è normale che quando c'è il calciomercato magari qualcuno può, magari chi gioca meno, magari chi non si trova magari un po' bene col gruppo, così cerca magari di trovare soluzioni migliori, e magari non standoci con la testa può causare che in allenamento magari può inficiare il lavoro, sì, sul campo. Però comunque io credo che abbiamo dimostrato e comunque il gruppo è unito, quindi per adesso non stiamo a pensare al calciomercato e a niente, pensiamo solamente a fare bene, a concentrarci per queste tre partite che verranno, perché sono fondamentali, c'è bisogno di tutti, quindi contiamo su questo e
Niente, il messaggio, il gruppo è sereno nonostante qualche voce di calciomercato, sì, che poi se ci dovessero essere movimenti, comunque chi verrà magari ci migliorerà e ci darà un contributo come anche hanno fatto gli altri che hanno avuto anche meno spazio. Perfetto, per questa prima parte siamo in chiusura, momento della pubblicità, dunque diamo la linea alla rete per qualche consiglio, torneremo per la seconda parte di Calcio Spettacolo a breve, restate con noi. Il tema calciomercato mi sembra che incomba perché i nostri ascoltatori già ci hanno coinvolto sull'argomento, quindi direi rispetto a quanto avevo programmato inizialmente di parlarne proprio adesso. L'ufficialità del rientro di Lescano, dell'argentino Facundo Lescano, attaccante classe 96 a Parma, proprietario del suo cartellino, è arrivata quest'oggi, quindi è terminata l'avventura dell'attaccante argentino alla Roburziena. Lescano ha giocato solamente per 10 volte, entrando sempre dalla panchina, mai una chance dal primo minuto. In effetti, Roberto, mi sembrava che Mignani non vedesse tanto questo attaccante. Ma sai, il discorso è questo: noi abbiamo utilizzato la punta alternativa a Marotta per allungare anche le squadre avversarie, quindi creando la necessità da parte degli altri di arretrare di qualche metro e creando spazi sufficienti per far giocare meglio le nostre punte. Arriva lui, mette lui in certe partite, specialmente quelle da recuperare come è successo. Il modulo del Siena continua a essere quello, e le palle fornite alla punta, che doveva rappresentare la fisicità, il colpo di testa eccetera eccetera, non arrivano come dovrebbero. Se poi si toglie anche a 20 minuti dalla fine Guberti, che era quello che magari il pallone al centro le metteva, ecco che Lescano rimane un oggetto. Quindi un connubio con Marotta non si poteva fare. No, cioè cose slegate l'uno all'altro, magari in un altro contesto può far vedere cose egregie, ma in questo contesto, in questo campionato, con questa squadra, Lescano non aveva niente da. Sì, Lescano che il Parma girerà molto probabilmente alla Sicula Leonzio, formazione della città di Lentini, che gioca nel girone C della Serie C. Danilo, dispiaciuto per la partenza di Lescano? Ma comunque è un giocatore, quando magari non trova spazio è normale che deve trovare altra soluzione migliore per lui, perché mi dispiace, sì, perché è un bravo ragazzo. Però nel calcio esistono queste situazioni, e se tu vuoi magari fare questo percorso e tutto, ti devi adeguare a tutte queste cose che vengono fuori. Invece, Roberto, pare ormai prossima anche un'altra operazione di mercato in uscita, detto poi che Romagnoli, il giovane Mirko Romagnoli, è stato trasferito a Rimini a titolo temporaneo, è quella di Terigi. Terigi che andrà via, ormai quasi sicuramente pare che la regina sia in vantaggio per accaparrarsi le sue prestazioni. Questo è un giocatore che l'anno scorso ha sofferto di tanti problemi fisici, pareva che fosse stato ingaggiato anche in prospettiva di questa stagione per poter essere titolare costantemente, risolti guai di natura muscolare e soprattutto alla schiena e alla pubalgia che lo affliggevano. Invece anche quest'anno Terigi solo 6 partite, non ha trovato spazio, anche qui Mignani ha preferito la coppia D'Ambrosio-Sbraga. Ma evidentemente, come si diceva prima, è bene che quando un ragazzo, penso bravo perché comunque ha lavorato molto fin dallo scorso anno, non trova spazio qui perché o l'allenatore o il modulo o il modo di giocare o la fisicità, insomma per tanti motivi non trova spazio, è bene che possa trovare spazio e faccia esperienza da altre parti. Anche Terigi non ha mai dato un contributo significativo al pari di Lescano quando è entrato, per cui credo che sia giusto che sia stato valutato da parte della società. Sa Roberto, Terigi veniva sempre inserito negli ultimi 10 minuti, sì, di partita, non è facile per un difensore, no, poi potersi esprimere, il difensore va valutato dal primo al 90°.
Evidentemente il mister, come si dice, avrà valutato che non era la persona adatta per il gioco che aveva in testa. Roberto? Io, per dire la verità, inizialmente questo campionato vedevo la coppia centrale Sbragaterici. Tra l'altro uno mancino e uno destro, quindi esatto, oltretutto, e fra l'altro Terigi tecnicamente è un giocatore secondo me molto valido. Certo, tutto quello che gli è successo l'anno scorso, ma anche l'anno prima ancora, ricco di infortuni, non lo ha agevolato assolutamente, perché giocare delle partite, stare fermo un mese e poi riprendere, è uno stilicidio inenarrabile per un giocatore, sia a livello fisico ma soprattutto a livello psicologico. È difficile che uno riesca a trovare la vista agonistica con costanza, come si richiede specialmente a un difensore. Lui è stato chiamato in causa soltanto nelle partite finali, addirittura gli è stato preferito Panariello, e allora se si deve fare una valutazione, il mister, da ex ottimo centrale qual è stato, ha preferito dei centrali che mordessero più gli avversari, meno fraseggio ma anche più solidità nel confronto fisico. Devo dire che inizialmente con Terigi potevi anche impostare l'azione, esatto, partendo da dietro con più facilità, specialmente come ha detto uno destro e uno sinistro, si poteva girare. Ha preferito un D'Ambrosio che, devo dire, inizialmente ha trovato da parte nostra molte critiche, però poi alla fine ha dimostrato che con una forza, abnegazione eccetera, è riuscito a ritagliarsi da essere titolare, e anche con ottime votazioni alla fine del girone d'andata. Bravo a lui che ci ha creduto, bravo lo staff tecnico che ha visto in lui un prospetto importante anche per il futuro. C'è un messaggio che riguarda proprio Leonardo Terigi. Ad esempio, se c'è di Terigi non la rinforzi la squadra, anche perché per me è meglio di qualcuno che gioca adesso, visto che sta bene ed è un mancino naturale non adattato. Solo che ormai si è battezzato questi, che sembra essere il Barcellona. Pensate che uno oggi ha scritto che era inopportuno arrivasse Belmonte dal Perugia, perché non poteva fare panchina. E perché avrebbe dovuto fare panchina uno come Belmonte? E poi tutti a dire che non si deve alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ma me lo spiegate cosa vuol dire alterare gli equilibri dello spogliatoio? Roberto, rimango su di te. Beh, qui può risponderci meglio il Boulevardi, però... non lo volevo coinvolgere troppo sul calcio mercato. Esperienze dirette, devo dire che talvolta esce una persona, entra un'altra... I rapporti che si hanno all'interno delle singole persone, che poi si trasmettono a gruppi di amicizia e così via, se sono aperti danno modo di accettare anche la panchina. Talvolta sono rapporti chiusi che si creano, i famosi clan, che chiaramente possono disturbare poi l'equilibrio della squadra, anche l'equilibrio delle scelte tecniche, e non è così semplice da trovare le persone giuste. Molti parlano, noi siamo una gran famiglia, siamo qui, siamo là. Attenzione, perché negli spogliatoi non è sempre così, non è sempre così. No, poi ci sono situazioni molto pesanti. Sì, dico solamente che la cessione di Terigi, però, a questo punto dovrebbe aprire un posto nella casella degli over, perché era esaurita. Adesso, così facendo, c'è spazio per l'innesto di un attaccante d'esperienza. Roberto? No, volevo aggiungere un'altra cosa, che questi ragazzi sono anche piuttosto giovani. Del 95, per cui insomma sono anche cresciuti, abituati a stare fuori, però credo che comunque diciamo meno a volte si muove, e forse per certi versi meglio è, anche se non, questo è sempre riferito alle persone che escono e quelle che arrivano. Perché se arriva una persona che comunque sta bene con tutti, fa spogliatoio, riesce ad integrarsi, si cala con umiltà, ovviamente non ci sono di questi problemi. Potrebbe essere il discorso, per esempio, di Campagnacci, no? Ne parlano come una possibile eccezione. Campagnacci esce dal Siena, va a giocare in qualsiasi squadra per la sua voglia. Sì, pare ambito nel girone C, anche sì, per la sua voglia di riscatto e così via, può fare una fase finale del campionato piuttosto strepitosa. Quindi c'è anche le motivazioni personali che poi incidono su tutto quello che riguarda le prestazioni dei giocatori e della squadra Siena. Danilo, che figura perde lo spogliatoio con la partenza quasi direi certa di Terigi?
Ma è una figura importante perché Leo è un ragazzo che al di là se gioca o meno comunque sta sempre lì sul pezzo, si allena al massimo. Normale, dispiace, però come ho detto prima, purtroppo il calcio è così, magari quando non fai più parte dei progetti oppure magari non trovi spazio è giusto che tu vai a fare un'altra esperienza dove magari puoi rendere... Sarebbe sicuramente titolare in molte altre squadre, Terigi, per concentrare di grande valore. A testimonianza però della validità della rosa che è stata costruita in estate, perché insomma se uno come Terigi è il primo ricambio dei due centrali, evidentemente la qualità dell'organico è di quelli rilevanti. Per stemperare, Danilo, come hai trascorso la sosta? Sei sceso a casa a Mazzara del Vallo? Ma sono stato a casa finalmente dopo 6 mesi che non tornavo. È normale, io sono molto attaccato alla famiglia, quindi mi manca tanto e sempre ogni volta magari quando torno per me è una gioia immensa. L'ho trascorso con loro, il Capodanno, sono stato con i miei amici, tutti lì tranquillo. Mi sono un po' allenato, siamo stati sempre sul pezzo perché comunque è importante ricominciare col piede giusto. Tra l'altro, come si dice nel gergo odierno, sei molto social, se ti piace molto condividere i momenti della tua giornata. Sì, vabbè, mi piace, ma non sono esagerato, dai, sto tranquillo. Roberto Benincasa, volevi intervenire? Ritorniamo naturalmente sul mercato, mi sembra di capire. Un'ultima annotazione su Terigi: secondo me Terigi è una persona seria, una persona importante, una persona che poteva essere il centro, un fulcro del futuro del Siena. Quindi le scelte vengono fatte. Era anche scadenza di contratto. Esatto, quindi vengono fatte dallo staff tecnico, dallo staff dirigenziale, e speriamo che abbiano azzeccato questa mossa che secondo me è un attimino azzardata. Sul fronte invece degli arrivi, le voci di mercato si accavallano costantemente. Si è parlato di Alessandro Polidori, centrocampista di proprietà del Pescara in prestito alla Pro Vercelli, dove non ha molto spazio. Tra l'altro alla Pro Vercelli è arrivato mister Gianluca Azzori, ex allenatore del Siena. Polidori ha segnato una rete ma ha giocato poco. Stesso discorso per Perez, Leonardo Perez dell'Ascoli. Anche qui c'è un ex mister bianconero, Serze Cosmi, che ha approdato da poco nella realtà marchigiana. Per Perez appena 6 gare, una rete con l'Ascoli. E poi Ferrari, l'italo-argentino che vediamo inquadrato, classe 95 di proprietà del Genoa, 7 gol alla Pistoiese in questa prima parte di annata, mentre qui vediamo i gol di Polidori. Naturalmente il valzer delle punte, Roberto Bozzi parte sempre negli ultimi giorni della campagna dei trasferimenti, la sensazione è che si dovrà aspettare ancora per conoscere il partner da affiancare a Marotta, aspettando anche le reti naturalmente di Neglia. Probabilmente il Siena è intenzionato a pescare però da una categoria superiore. Beh, io lo spererei, in quanto questo è un gol di Polidori segnato al Siena che non ci fa molto piacere. Guarda. No. In quanto tifoso spererei che si vada a vedere se c'è una persona, un giocatore che in Serie B ha poco minutaggio, ha voglia di emergere e, come dicevo prima, non è che va all'ultima squadra della Serie C, va alla seconda, va a una squadra importante come Siena, come il Siena, viene una città bella come Siena, per cui insomma noi possiamo essere sicuramente degli attrattori per alcuni giocatori, oppure questo poi sarà la società, se c'è qualche buon giocatore in Serie C, credo forse è un po' più difficile perché chi ha un buon attaccante se lo tiene è difficile che se ne privi, insomma. Aspettiamo, siamo fiduciosi, è stato sicuramente un buon calciomercato quello estivo, speriamo di bissare anche per questo, invernale. Danilo, serve una punta a questo Siena? Scusa Roberto, un attimo, volevo coinvolgere Danilo, poi ritorno a te. Torni, poi torniamo sull'argomento, c'è una punta, comunque serve una punta a questo Siena? Ma le punte sono forti, quelle che abbiamo già sono forti, purtroppo magari ancora Neglia non è riuscito magari a trasmettere, a far vedere quello che veramente è, però sì, è vero.
perché io lo conosco, anche l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, mo qua quest'anno ancora non si è sbloccato, spero lo faccia più presto per noi, però comunque è una punta, se serve, è normale che serve, perché comunque c'è, se magari la società prendesse una punta ancora più forte di quelli che ci abbiamo, cosa difficile, però comunque ci migliorerà e ci darà un grosso contributo. Molto solidale con i compagni di squadra. Bravissimo, apprezziamo comunque la sua franchezza, ma ha anche detto importante. Che insomma le punte che annovera in rosa la Robur sono di tutto spessore. Comunque su Perez Roberto c'era la concorrenza del Cosenza, esatto. Non so se hai notizie che sia stato ufficialmente ceduto al Cosenza. Avevo letto questo, però non mi risultava un'ufficializzazione, comunque sia, era uno dei nomi che si erano fatti per l'attacco bianconero. Per ora è un nome, per un nome dovesse venire a Siena è un nome che deve dimostrare, quindi non è che sia uno che cala dall'alto perché per grazia ricevuta viene via e fa. Forse però il vero nome uscirà negli ultimi giorni di mercato. Sì, penso anch'io, sì, ci vuole qualche cosa veramente di particolare e bene tutto taccia. A proposito di calcio mercato, poi chiudiamo l'argomento, abbiamo riassunto in una grafica, chiamo in causa la regia, tutti i movimenti ufficiali, principali di questi primi 16 giorni, anche meno, di calcio mercato, perché è iniziato il 3 di gennaio, quindi due settimane scarse di sessione. La Roburziana non ha effettuato ufficialmente innesti, ma ha ceduto Romagnoli e Lescano, il Pisa ha ufficializzato l'attaccante Sainz Mazza, e ha ceduto Zammarini e Favallo, un centrocampista e un attaccante. La Viterbese si è rinforzata con De Souza, De Vito, Rinaldi e Checchin, cedendo Razzitti, vedete tra parentesi i ruoli dei vari giocatori, asta per attaccante naturalmente di difensore, centrocampista più portiere, Carrarese che si rinforza con il portiere Borra dall'Arezzo, i difensori Murolo Ricci e cede Moschin, ex Siena al Cuneo, gli attaccanti Saporetti e il difensore Cason. Pontedera che ingaggia Maritato e Raffini, due attaccanti, mentre cede Pezenti al Piacenza e Bonaventura l'abbiamo messo a fare partenze, il contratto è stato rescisso, è stato trovato positivo al doping, quindi il Pontedera si è liberato di questo calciatore. La Lucchese che come detto prende Cechilaz in attacco dallo Spezia, Manfroni e Bertoncini due difensori e cede De Vena e Magli. L'Arezzo spoltisce la rosa, sono andati via Borri e Rinaldi, anche i pezzi pregiati partiranno, c'è una spending review in corso nella società Amaranto che sfrutta qualche giocatore libero fra Serie C e Serie D, Belvisi, Mazzarani, non il Mazzarani del Catania, Roberto, un altro Mazzarani, Perisan, portiere e l'attaccante Campagna. E poi come detto Piacenza che prende Pesenti e ritrova anche Togordò. Il Gavorrano che cerca di rinforzarsi per evitare la retrocessione con Damonte, Favale, Luciani e il portiere Falcone. L'Alessandria preleva invece Gatto dal Chievo in prestito, mentre Gozzi va alla Pro Vercelli, non so se questi movimenti siano quelli più degni di nota, immagino di sì in questa campagna acquisti, però grossi colpi, Roberto, non se ne vedono. Penso che il colpo più interessante sia quello della Lucchese con Cechilaze, ma gli altri mi sembrano dei cambiamenti per possono migliorare, ma non in modo netto le prestazioni della squadra. Per ritornare al Siena, io penso che un giocatore interessante a livello così personale potrebbe essere il Santini, che nel Pontedera aveva fatto molto 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 bene e che non ha trovato uno spazio importante ad Ascoli, avendolo visto giocare contro sì, Siena. Sì, l'ho visto anche in Serie D al Montecatini, un attaccante che prometteva bene. Prometteva bene, c'ha dei movimenti molto interessanti che secondo il mio modesto punto di vista potrebbe essere molto confacente a quelle che sono le esigenze del Siena. Danilo, conosci qualcuno di questi calciatori? Quale può essere un movimento interessante? Forse il Pisa con Sainz Mazza? Sì, vabbè, so perché io sono stato a Pordenone, so che lui è stato a Pordenone, quindi mi hanno parlato bene, poi l'ho visto giocare, ma comunque acquisti importanti ci avvengono, possono pure essere, però... Giuro poi non ti chiedo più niente sul mercato. No, magari non ti preoccupare. Deve essere difficile magari entrare a far parte di un gruppo a gennaio, quindi quello è il problema, l'unico problema è solo quello. Due messaggi: per la cessione di Terigi azzardata è la parola giusta,
tutti i nomi sulla bocca dei tifosi oggi sembrerebbero vanificati. Perez vicino al Cosenza, Ferrari bloccato dalla Pistoiese e lo voleva anche la San Benedettese. Santini che è una seconda punta verso il Livorno perché le prime punte ce l'hanno. Polidori sarebbe stato tolto dal mercato. Notizia del Corriere di stamani, questo nostro ascoltatore molto informato. Una priorità del Siena dovrebbe essere quella di prendere un portiere affidabile al posto dell'impresentabile Pane, che alcune voci ben informate mi riferiscono essere ritornato dalla settimana di ferie in sovrappeso. Bravo Pane, continua così. Questo è un messaggio di Luca, che evidentemente non vede di buon occhio il portiere bianconero Pane. Ora non so, non sono stato personalmente al campo se Pane si sia contenuto o meno nelle feste, ma immagino che un atleta insomma abbia il dovere di presentarsi in condizioni dopo la sosta. È vero, lasciando queste battute, Roberto, Pane ha alternato ottime cose a delle imprecisioni, ma sostanzialmente mi sento almeno personalmente di promuoverlo. Io, perché comunque ha salvato molte partite, ha avuto sicuramente un po' di alti e bassi quest'anno, senza ombra di dubbio. Non c'è un problema portiere nel Siena? No, io non lo vedo, credo che poi anche lui via via ha avuto anche, diciamo, è cresciuto, probabilmente si sente anche più sicuro, non solo. Forse molti si ricordano quell'errore contro il Ponte d'Era, sì, quello è stato sicuramente forte. Poi ricordiamoci, un portiere è bravo se ha i difensori centrocampisti che lavorano bene. Sai, c'è anche da dire una cosa, la parata strepitosa aveva fatto sul secondo gol del Livorno, lui è riuscito sul palo. Quindi è stato, e poi un'altra grande parata è stata contro il Pisa, che è riuscito a levare dalla porta un tiro molto, molto difficile. Poi ci si ricorda veramente gli sbagli, chi sbaglia e fa il portiere, poi si trova sul gruppone una sconfitta, magari perché è una rete fatta dagli avversari. Non è semplice, anche se ci ha risolto per lunghi tratti del campionato il problema del colpo di testa, che effettivamente ci vedeva un po' penalizzati, specialmente in fase difensiva. Ora gli si fa la prova panettone, un po'. Chiudiamo, credo che insomma mister Mignano e il suo staff siano sul pezzo e sappiano vagliare al meglio quale sia la forma dei giocatori. Poi immagino, Danilo, che durante la sosta avrete avuto un programma di lavoro e anche di alimentazione. Ma questo che comunque ha scritto il messaggio, secondo me quando c'era una partita a Robur stava a vedere altre cose, perché è impossibile dire queste parole a Pane, perché Pane, oltre ad essere una persona eccezionale, è un portiere che ti trasmette sicurezza, è affidabile. Ci può stare che sbaglia, magari è umano sbagliare, però come abbiamo visto ha dimostrato più volte di essere un portiere affidabile e ha salvato dei risultati importanti. Quindi è gran merito delle partite vinte, pure suo. Secondo me sottopeso non c'è mai stato, questo è un messaggio che si riferisce a Pane. Con il Pisa però ha fatto due interventi salva partita, se no l'ipotetico gol di Sbraga ci avrebbe visto già sotto di due gol. Siamo in chiusura anche di questa seconda parte, chiuso anche l'argomento calciomercato. Breve pausa e poi di nuovo insieme per il blocco finale di Calcio Spettacolo, state con noi. Siamo tornati in onda, ultima parte di Calcio Spettacolo, ci soffermeremo sul prossimo avversario della Robur, l'Arzachena, sabato alle 14.30, partita lontano dalle mura amiche. Però prima, Danilo, visto che sei nostro ospite, abbiamo confezionato un piccolo omaggio per te, vediamo la regia se ci inoltra il filmato e poi torniamo in studio, vediamo se facciamo un regalo gradito. What I wanted, baby, you got what I like.
Danilo, insomma, abbiamo enucleato qualche tua rete, non siamo riusciti a trovarle tutte, per esempio quella del Pordenone manca, ma insomma notiamo delle esultanze veramente sfrenate. Cosa mi passa per la testa faccio, perché io, per me il gol è il massimo, quindi io ogni volta che magari faccio gol è una gioia immensa. Il più bello, quello segnato con la maglia del Siena? Sì, secondo me sì, più bello quello lì, il secondo c'è quello che ho fatto a Teramo contro la Bino Leffe. Poi questo l'abbiamo visto inizialmente, il gol quando indossavi la maglia dell'Aquila. Ripercorrendo la tua carriera, sei cresciuto nel Pescara, hai fatto la primavera con il Delfino, poi sei approdato nell'Ischia, mi sembra, una salvezza insperata quasi, una rimonta clamorosa con l'arrivo poi di Maurizio in panchina, quella che annata è stata? È stata un'annata molto bella, siccome è stato il mio primo anno di professionismo, per me è stata un'annata importante, dove sono cresciuto sotto tanti aspetti, poi comunque era una situazione un po' di difficoltà, siamo riusciti a uscirne fuori salvandoci ai play-out, quindi comunque con l'arrivo di Marizzi c'è da dire che un grande allenatore che ha cambiato tutto, quindi comunque è stata un'annata che ricorderò, perché è stata sempre la mia prima esperienza. Tra l'altro, salvezza ai playout, mi sembra 4-1 all'andata contro l'Aversa Normanna, avete vinto, poi avete perso 3-1 al ritorno, due partite molto strane. Abbiamo rischiato tantissimo, infatti là abbiamo perso 3-1 e perdiamo 1-0, poi loro in 10, noi 1-1. E in 2 minuti ci hanno fatto 2 gol e siamo un po' paura, però alla fine. Senti, per te c'è stato anche il debutto in Serie B con il Pescara, Mister Oddo ti ha fatto entrare nel novembre 2015 contro il Como. Avevo debuttato anche prima. Prima di andare ad Ischia. C'era già stato sempre con il Pescara, però. Sì, contro l'Empoli. Comunque ecco, annoveri qualche partita, 2 quindi presenze in Serie B, categoria dove credo tu un giorno speri di ritornare, magari con la maglia della Robur. Magari, io come ti ho detto sono un tipo ambizioso e determinato, io nella mia vita voglio fare qualcosa di importante, quindi a tutti i costi darò il massimo per me, per la mia famiglia, per tutti, quindi io niente, l'unica cosa che magari mi fa andare ancora avanti, tutte queste cose, è proprio la passione, la voglia di arrivare in alto. Poi ha giocato l'Aquila, anche nel Teramo, con un'annata travagliata, 3 cambi di panchina, Zauli, Mister Nofrio, Nofrio, ancora Zauli, comunque a Teramo 4 reti prima di approdare poi al Pordenone. Teramo mi sono trovato molto bene, perché avevo un gruppo di compagni che erano, potevo considerarli anche amici, perché ho legato tantissimo, ancora oggi mi sento magari con la maggior parte, quindi comunque quando stai bene in un gruppo e hai la fiducia del mister e tutto, riesci a dimostrare magari qualcosa in più. Grazie anche che mi sono trovato bene con Mister Zauli e Nofri, quindi comunque è stato un bel girone d'andata, dai, perché lì poi sono stato solamente. Sì, hai sempre giocato posto fisso. Poi si è trasferito al Pordenone, hai giocato un po' meno, ha segnato una rete. Nelle finali non mi sembrava che tu fossi in campo, quella molto discussa contro il Parma, la semifinale. No. Il Pordenone, insomma, fu un po', possiamo dirlo, anche derubato dal direttore di gara in quella sfida. Siamo stati un po' sfortunati, perché quella partita comunque potevamo vincerla, solo che magari ci sono stati degli episodi che non ci sono andati a favore, comunque l'arbitro secondo me ha sbagliato pure su determinate situazioni. Siamo usciti ai rigori, fa parte del calcio, anche lì mi sono trovato bene, magari all'inizio stavo giocando, poi un po' meno. Però tutto sommato l'anno scorso è stato un quindi immagino che ti abbia fatto piacere vedere i tuoi compagni sfidare l'Inter e portarli ai calci di rigore. Normale. Quindi queste erano le reti di Danilo Boulevardi, spero che ti abbiano fatto piacere. Danilo, sono i tuoi gol segnati in Serie C. In settimana avete disputato anche un amichevole contro la Virtus Entella, avversario che gioca nel campionato di Serie B, allenato da Aglietti.
dove militano anche gli ex Siena Jacobucci, portiere e difensore Ceccarelli. Una vittoria per 2-1, il risultato è vero che conta fino a un certo punto, Danilo, però insomma è significativo riuscire a portare a casa seppur un amichevole bottino contro una squadra di categoria superiore. È normale, quando ti confronti con una squadra di alto livello, magari di categoria superiore, tendi magari a dimostrare, a cercare di fare bene, soprattutto per cercare convinzioni, motivazione e tutto. Quindi abbiamo affrontato la partita con grandissima determinazione, è stato un primo tempo molto equilibrato, magari abbiamo avuto pure qualche occasione per fare gol, poi nel secondo tempo siamo riusciti a ribaltare la partita. Io sono molto contento per la squadra, e per i compagni e per tutto, per lo staff, perché ogni giorno magari queste partite, quando ti confronti queste partite con queste squadre, è sempre una bella cosa, e quindi riuscire a fare il risultato contro questa squadra magari ti dà molto più motivazione, molto più morale per affrontare altre partite nella maniera migliore, dai. Roberto, il Siena comunque è ripartito alla grande, perché questa amichevole ha espresso anche buon gioco. Sì, è ripartito mentalmente alla grande. Questo è servito molto per interrompere l'inedia di un periodo di interruzione che effettivamente poteva lasciare degli strascichi diversi. Invece quelle che abbiamo ritrovato è una squadra che non si è persa, continua quel trend di concentrazione che ha avuto nel giro dell'andata, e questo ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. C'è un messaggio: a parte Pontedera non si può mettere in discussione Pane, forse un attaccante serve di più, comunque serve sempre forza Robur. E a Lucrezia una buona guarigione, naturalmente ci associamo, ma Lucrezia tornerà qua martedì prossimo a farci compagnia. Volevo parlare anche del prossimo avversario della Robur Siena, dell'Arzachena, di mister Mauro Giorico, un Arzachena che ha 24 punti in classifica, neopromossa, squadra che ne aveva totalizzati molti nelle prime giornate, ben 19 punti nelle prime 12 gare, poi soli 5 nelle altre 8 disputate, una sola vittoria nelle ultime 8 giornate per questa squadra sarda, che però Roberto Bozzi all'andata fece molto soffrire il Siena. Sì, veramente fu una partita non semplice, solo grazie a questo signore insomma si riuscì a trovare il bandolo della matassa. Mi sembrò subito una squadra piuttosto tosta e devo dire, insomma, provenendo dalla serie inferiore, molto, molto brava, non per niente, come hai detto te, nel periodo, diciamo, nel girone d'andata ha fatto molto meglio che non per il ritorno. Mi sembra che abbia già preso qualcuno sul calcio mercato. Un'operazione di contorno, non abbiamo comunque riportato nella grafica, perché il grosso colpo da Arzachena non l'ha messo a segno. Forse può essere interpretata come un'operazione valida la conferma di Curcio, che è il fantasista, il calciatore di maggior talento dei sardi, che è stato blindato dalla società, ha segnato 8 gol al suo primo anno, fra l'altro. Sì. E comunque io credo che la cosa da fare è sicuramente quella di andare lì molto concentrati, convinti. Questa amichevole ha dato delle risposte incoraggianti e soprattutto siamo rientrati nella mentalità di gara. Roberto, all'andata dicevamo l'Arzachena fece tribolare particolarmente la Robur, entrò a un certo punto della partita questo attaccante classe 91 Michele Vano, un vero e proprio gigante che mise la Robur in ambasce, ha segnato 6 gol tra l'altro in campionato. Riuscì a sportellare tutti, ma noi abbiamo avuto nel secondo tempo una fase iniziale del secondo tempo di sofferenza. Per il collegamento c'era fra questo attaccante che entrava dopo e il numero 10, che veramente riuscivano a trovare varchi importanti e determinati. La partita è stata dura anche fisicamente, e penso che andare a giocare là in un campo che sembra essere più piccolo di quello che normalmente si trova, non sia un boccone da ghiotti, bisogna essere determinati mentalmente, arrivare sulla palla prima ancora di arrivarci. Perché dovrebbe essere ad Olbia la partita, ecco, ad Olbia il Nespoli Siena ha già giocato, già ad Olbia sarebbe meglio per noi.
C'è un messaggio che riguarda Boulevardi. Boulevardi titolare fisso, sei un grande giocatore, ti auguro un grande futuro con la Robur. Si vede che dai sempre il massimo, è un piacere vederti vestire la nostra maglia. Non è firmato questo messaggio, comunque da lì è un attestato di stima per quanto ti riguarda. Tra l'altro sei stato contrattualizzato per 2 anni dalla società e un classe 95 in Lega Pro, insomma con un contratto e anche merce rara, anche sintomo dell'impegno, dell'investimento e della proprietà su di te. Ma sono contento per il messaggio e anche per la fiducia della società. Io comunque quando c'era la notizia che magari dovevo venire a Siena, non ti dico la verità, inizialmente avevo sentito un po' di voci che l'anno scorso era andato tutto male, tutto di qua e di là. Però poi comunque... Beh, sul campo sì, non erano solo voci. Confrontandomi anche con magari procuratore, direttore, parlando con la società che aveva un progetto importante e qui lo sta dimostrando, sono veramente contento di aver fatto la scelta migliore. Tra l'altro, a dimostrazione anche della tua franchezza, schiettezza e voglia di giocare, in quel periodo dove sei stato impegnato poco con Viterbese, Monza e Livorno, mi ricordo un'intervista dove facesti capire come insomma ti avvelenasse dentro stare fuori. Ma io sono fatto così, però cioè, mi rosico, però so che c'è tanta competizione, giusto magari quando non dai il 100%, giusto magari che... E gioca l'altro che magari fa meglio di te. È normale che quando non si parte dall'inizio e tutto hai un po' di incazzatura, dai, però comunque se tu vuoi bene alla squadra, vuoi il bene della squadra, vuoi il bene di te stesso, di tutti, quindi stai sempre lì e cerchi sempre di dare il massimo per riscaldarti e cercare di riconquistarti il posto. Ai tifosi piace molto la tua verve, no? la grinta che metti in campo, la grande quantità, credo che tu li abbia conquistati da questo punto di vista. Ma sono contento, però io questa grinta ce l'ho sempre avuta da piccolino perché, come ti ho detto, sono un tipo ambizioso, cerco sempre di puntare sempre in alto, quindi è una cosa che mi piace di me e che a volte magari... E a volte esagero in determinate situazioni. Senti, in squadra il vice allenatore è Simone Vergasso, l'ex centrocampista del Siena, storica bandiera bianconera, tu per l'appunto sei un centrocampista, quanto è importante avere un riferimento così che ti possa insegnare anche qualcosa? È importantissimo, magari e ti può dare una grossa mano sotto l'aspetto anche mentale e tecnico e tutto. È stato un grandissimo giocatore, mister. E io tra virgolette, spero di fare una carriera come la sua. Sarebbe veramente stratosferica allora. Andremo tutti in Serie A tranquillamente. Senti Danilo, sulla partita contro l'Arzachena, che insidie vi attendono in terra sarda? Ma più che insidie, comunque se tu lì vai con atteggiamento giusto come stiamo avendo adesso e come abbiamo dimostrato contro Entella anche in amichevole, se dai sempre il 100%, arrivi lì con la giusta attenzione e concentrazione, vai lì per vincere la partita, soprattutto con la testa giusta. Credo che insidie non ce ne saranno, però comunque sai che in questo campionato non si può sgarrare, quindi noi andremo lì con la consapevolezza che ce la dobbiamo giocare al massimo e cercare di portare questi 3 punti a casa perché sono fondamentali per noi. In chiusura vediamoci la classifica. Perché insomma si riparte e vediamo come avevamo lasciato le formazioni del girone A
con il Livorno saldamente in testa a 49 punti, seguito dalla Viterbese con 37 insieme alla Roburziana. Roburziana che ha una partita da recuperare, mercoledì al Garilli appunto contro il Piacenza farà il suo recupero. Pisa 36, Monza e Olbia 30, Giani Erminio 29, Carrarese 28, Arezzo 27, Pistoiese 26, Alessandria Arzachena Lucchese Pontedera 24, Piacenza 23, Pro Piacenza 21, naturalmente anche Piacenza con una gara in meno, Cuneo 20, Gavorrano 13, Prato 11. Roberto Mozzi su questa graduatoria? Siamo lì, per cui anzi abbiamo anche la possibilità di avere una partita. Potenzialmente sarebbero 9 i punti in caso di vittoria. Esatto. C'è da vedere anche però il turno di sabato contro l'Arzachena. Certo, comunque diciamo potenzialmente possiamo essere un pezzo avanti e staccare pure la Viterbese. In positivo sono le parole che ha detto poc'anzi, perché c'è evidentemente una grande determinazione da parte di questa squadra, determinazione affiancata anche da consapevolezza delle proprie capacità. E il Pisa comunque è sempre lì e ritengo che molto più della Viterbese possa dire qualche cosa. Detto questo, è il nostro obiettivo, e se non sarà quello di arrivare primi, dovrà essere quello di arrivare secondi o terzi per poi evitare giocare play-off nazionali da una posizione privilegiata, esatto, saltare quelle di girone, almeno, entrare, esatto, saltare quelle due. Due messaggi: la fame di calcio che dimostra Danilo è esemplare, complimenti, fiero di te, in bocca al lupo sia a Siena che di sicuro in palcoscenici ancora superiori, grazie. Stefano da Monteroni, un saluto a Giulia e alla febbricitante Lucrezia, grazie Stefano per averci scritto, quindi ancora complimenti per il nostro Danilo. Ti seguiamo da Mazara del Vallo, Peppe, Giusi e Manuel, un bacione. Quindi Danilo, riscuoti consensi anche nella tua ci fa piacere che in streaming ci guardi. Mia mamma e i miei fratelli. Ci fa molto piacere. E li saluto. Senti, a Siena come ti trovi? Molto bene, mi trovo molto bene, l'ambiente mi piace, credo che mi sono subito ambientato bene, quindi spero di continuare così e spero che quest'anno possiamo fare qualcosa di importante. Me lo auguro per la società, per i compagni, per tutti, perché vedo che è una squadra di sognatori che vogliono sognare, quindi io spero che magari succeda qualcosa di importante nel nostro cammino. Senti, un tuo pregio e un tuo difetto? Ma sono un tipo tranquillo, dai, sono sincero, spontaneo, è un difetto che a volte sono un po' impulsivo, magari non ragiono su determinate situazioni, però è una cosa che si può migliorare, dai. Per questa sera abbiamo concluso, torneremo naturalmente martedì prossimo per fare il resoconto sulla sfida di sabato ore 14:30 al Nespoli di Olbia fra Arzachena e Roburziena, quindi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, i miei ospiti, Roberto Benincasa. Buonasera e buon anno. Con te a martedì prossimo, Danilo Bulevardi, è stato un grande piacere averti nei nostri studi, naturalmente ti facciamo l'in bocca al lupo per sabato e per il proseguo della stagione. Grazie, crivi il lupo. Roberto Mozzi. Buonasera a tutti, è sempre un piacere venire a Siena TV. Un ringraziamento alla società Roburziena, all'ufficio stampa bianconera, a Tommaso Salomoni per averci permesso di ospitare Bulevardi, in regia Franz Plantone, Diego Gasparoni, Mattia De Santis, Tommaso Bruni, Daniele Bellavista alla camera. Ci vediamo martedì prossimo con Calcio Spettacolo da parte di Giulio Valenti. Un saluto a tutti, vi lascio con la replica del notiziario.